Non basta un cuore immenso alla Junior Fasano per allungare a gara 3 la serie delle finali scudetto e il Conversano a confermarsi campione d'Italia grazie al 28 pari strappato ieri sera nella bolgia del Palazzizzi alla compagine biancazzurra, a lungo avanti nel punteggio. Il valore elevato della posta in palio era perfettamente rappresentato in avvio della gara dalle tensioni delle due squadre, le cui due difese venivano ripetutamente sanzionate nei primi minuti dal direttore di gara. Nei primi minuti gli ospiti piazzavano un primo break all'incontro, portandosi dal 3 pari al 3-5, prima del pari firmato da Jastram al 15°. Poi con un parziale di 3-0 la Junior si portava in vantaggio, rientrando davanti all'intervallo di un 16-15. Nelle fasi iniziali della ripresa, trascinata da un pubblico formidabile, Capitan Messina e compagni si spingevano fino a più 4, ma il Conversano, forte anche di un numero maggiore di rotazioni determinanti, non demordeva e pian piano recuperava il gap sino al 21 pari. I fasanesi, eroici, con le ultime energie tentavano nuovamente di staccare gli avversari, portandosi sul 28-26. Ma nei minuti conclusivi andava in rete solo la formazione biancoverde, che raggiungeva il 28 pari a poco più di 2 minuti dal termine e lo difendeva strenuamente sino alla sirena, conquistando il tricolore grazie al successo di gara 1. Tristezza in casa Junior per la vittoria sfuggita a un passo da gara 3, ma anche tanto orgoglio per quanto dimostrato in questi playoff, nonostante le difficoltà sopraggiunte, e per l'eccellente stagione andata al di là di ogni rosea previsione. Avete dato tutto. Ma sì, dispiace perché è mancato veramente poco. È stata una partita di sacrificio, penso che i ragazzi hanno dato tutto. Non ho da dire altro perché penso che in questo anno e mezzo questa squadra più di quello che ha dato non poteva dare. Quindi dispiace per come è finita, però non ho veramente nulla da rimproverare. Un Fasano che ha messo il cuore in questa partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto solo un gol in meno. Se eravamo riusciti a fare, il nostro obiettivo era quello di vincere, anche di un gol. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto la palla della vittoria, lo sport. Ma penso che abbiamo dominato questa partita. Hanno pareggiato perché alla fine abbiamo perso un po' di lucidità, perché avevamo pochi cambi, abbiamo perso la stanchezza, ma i vincitori oggi, per quanto mi riguarda, siamo noi. Loro hanno fatto, siamo stati fortunati in certi frangenti, ma se doveva uscire una squadra vincitrice oggi a questo campo era la Junior Fasano sicuramente.